Ciao, oggi Vlogmas numero 21, col 2, va bene, 21, è un video ask. Vi avevo chiesto su Instagram di farmi delle domande perché volevo realizzare due video, uno a tema gioielli, uno ask a tema gioielli e uno ask a tema più personale. Questo è quello a tema gioielli. Iniziamo con le domande che mi avete fatto a tema gioielli. Non rispondo a tutte perché, ad esempio, quattro che mi avete fatto sono più idee video, quindi sicuramente andrò a svilupparle successivamente, quindi realizzerò un video apposta per rispondere a quella domanda. Più che domande sono proprio richieste di video. Quindi se non vedete o che non rispondo alla vostra domanda è perché realizzerò a parte il video dedicato. Mentre se vi rispondo a tutte le altre rispondo adesso praticamente. Allora, avevo già registrato questo video ed era diventato eterno, quindi cerco di stringere più che posso nel minimo del possibile, cioè proviamo. Allora, la prima domanda infatti era stata tipo un'eternità nella spiegazione, cerco di andare molto più stretta e concisa. Se poi volete delle informazioni più specifiche, magari faccio un video apposta per spiegarvi tutto, 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 tutto. Quindi, prima domanda, com'è iniziata la tua passione per i gioielli, tanto da studiarli? Allora, io vi ho sempre detto, ho fatto il liceo artistico, il mio percorso di studi è stato liceo artistico, università, politecnico, design della moda e poi ho fatto il master in design del gioiello. Ho fatto design della moda per caso, detto proprio terra a terra, perché era un percorso di percorso. Per entrare era necessario fare un test d'ingresso e quindi era a numero chiuso. All'inizio io volevo fare interni, design degli interni, ma quando si seleziona praticamente, quando vi iscrivete al test d'ingresso, almeno anni e anni e anni fa, quando ci si bisognava iscrivere al test d'ingresso, bisognava inserire quattro preferenze di indirizzo, cioè se nella prima preferenza non c'erano abbastanza posti per te, venivi passato alla tua seconda preferenza, eccetera, eccetera. E ovviamente interni non erano sufficienti, non c'erano posti sufficienti perché c'era chi aveva fatto più punti di me, ma sono entrata in moda e mi sono andata ad informare come avrei potuto fare successivamente, magari nel cambio di andare a fare interni, perché di moda non sapevo proprio niente, zero totale, e mi era stato detto che potevo cambiare indirizzo nel secondo anno, potevo fare richiesta di cambio indirizzo, perché tanto nel primo anno c'erano un sacco di materie con lo stesso in comune, con le materie in comune praticamente, e quindi potevo tenere le materie che facevano il primo anno di moda, anche alcune materie che facevano il primo anno di moda anche per interni. Poi, iniziando a fare il mio corso di studio, mi sono appassionata, mi è piaciuto, eccetera, eccetera, quindi ho continuato in moda. Finito il mio corso di studi, però, percorso di studi, però mi sono resa conto che mi mancava qualcosa. Perché? Perché era praticamente, secondo me, il primo non era ben sviluppato come corso. Verso la fine sì, c'erano più designer a insegnare, ma la maggior parte dei professori erano architetti e quindi mancavano delle basi, sostanzialmente mancavano delle basi. Non ho fatto la magistrale perché non sono riuscita a passare il test di inglese, l'esame di inglese che era al tempo era il TOEFL, non so se esiste ancora. E si aveva l'accesso alla magistrale con 55 punti. L'ho ripetuto due volte, due se non sbaglio, un gran casino, e avevo fatto tipo 51 su 55, capite bene che dovevo ancora ripeterlo. Era la seconda volta, era già successo un gran casino, quindi ho detto questo è un magna magna di soldi, perché peraltro era pagamento a parte, e insomma. Sicuramente se l'avessi ripetuto un'altra volta, probabilmente l'avrei passato, ecco. Però basta, cioè, non, no, perché anche durante il corso di studi non mi era piaciuto come era strutturato. Non insegnavano a disegnare, ecco. La cosa fondamentale era quella. E la cosa folle è che nella magistrale sono passati ovviamente chi aveva delle basi più alte di inglese, no? E tipo gente che aveva fatto lo scientifico, il classico, il linguistico, eccetera. E
E mentre quelli dell'artistico sono rimasti un po' indietro, no? Peccato che quelli dell'artistico hanno trascinato tramite lavori di gruppo tutti gli altri per la laurea normale. Quindi ci sono dei designer di moda in giro di 10 anni fa che probabilmente non riescono neanche a tenere in mano la penna, la matita per disegnare, ma sono bravissimi con la bocca e con la fuffa e magari hanno trovato lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo è. Quindi che cosa è successo? A questo punto mi sono informata. Per completare il più possibile con gli strumenti che potevo avere e con la mia laurea e il mio corso di studi, e c'era questo Master in Design del Gioiello. Ho visto che davano delle basi nella progettazione sia a mano sia a computer, utilizzando anche software 3D, eccetera, eccetera, proprio quello che mi mancava, e quindi ho deciso di fare quel corso. Mi sono poi ovviamente anche in quel caso appassionata a struttura, materiale, eccetera, eccetera, e ho completato in questo modo il mio corso di studi, tanto che ero stata presa per fare uno stage a Cielo Venezia, ma è andata male, cioè era andata male per problemi personali, cioè quindi non sono potuta andare a fare questo stage, eccetera, eccetera. Poi la vita ha portato un po' di scombussolamento e ho cambiato praticamente tutto. Tutto nel senso gli indirizzi di vita, ecco. Mi sembra che di avervi detto tutto, non mi viene in mente nient'altro. Avevo avuto un flash un attimo, se mi viene in mente ve lo dico. Però in questo caso, ecco, questo è quello che principalmente è successo. Poi, il tuo brand preferito dopo Pandora? Allora, sinceramente non ho un brand preferito, ma ve lo dico proprio tranquillamente, anche Pandora non è il mio brand preferito, nel senso che non acquisto gioielli in base al brand, ma acquisto gioielli perché mi piacciono, perché li trovo validi. Quindi se invece di Pandora ci fosse stato Pinco Pallino che fa il tale charm o il tale gioiello o la collana, eccetera, eccetera, che mi piace, lo comprerei comunque, ecco, non sarei lì a, non sto lì a guardare di chi è il marchio, tanto che appunto ultimamente ci stiamo, almeno mi sto dirigendo verso pezzi più vecchi, pezzi appunto old, come avete visto nell'apertura del calendario dell'avvento, magari qualche altra marca, qualche altro forma, qualche altro proprio concept di gioielli, eccetera, eccetera. E quindi non compro gioielli perché mi piace la marca, ma perché mi piace il gioiello. Ok, quindi poi, aspetta. Come hai iniziato ad appassionarti a Pandora, il charme più desiderato preso? Sinceramente è stato un approccio un po' strano, perché nel 2015, sì, 2015, è la prima volta che ho comprato un Pandora, vedevo che i negozi iniziavano ad aumentare, ad aumentare, ad aumentare, e il mio pensiero è sempre stato: ma che cavolo ci vanno a spendere tutti quei soldi in quelle perline in argento, quando poi se tu vai dall'indiano, dal cinese, dal quello che l'è, trovate dei gioielli completi in argento che costano la metà e insomma avete di più in sostanza. In più c'erano un sacco di, iniziavano ad esserci le prime imitazioni, quindi dicevo, ma l'effetto è lo stesso, quindi cioè, non trovo senso nell'andare a spendere tutti quei soldi in un charm o in un gioiello, in quel caso componibile, però fatto con quel materiale. Poi un giorno siamo entrati in negozio, ho detto vabbè, andiamo a dare un occhio. E effettivamente tra quelli che si trovano in giro a poco prezzo e quelli che vedevi in negozio in vetrina c'era una bella differenza. Poi te l'ho preso in mano, ho detto però i vecchi charm, i primi vecchi charm, bellissimi, pesanti, ben rifiniti, eccetera, eccetera. Beh, però ce n'è di roba attaccata, però hai fatto bene, però hai rifinito bene, però eccetera, eccetera, basta, finito, finito. Ma sì, compra due charm, mettilo su un bracciale, basta, è finito. Quando mi scrivete ho iniziato il mio bracciale Pandora, oppure voglio iniziare a acquistare un bracciale Pandora, che cosa devo fare? Vi scrivo subito benvenuti nel tunnel, perché è un tunnel senza fine, perché ovviamente andate, acquistate il vostro bracciale e poi si parte, si cercano i charm che più ti caratterizzano, perché così si fa il primo bracciale, ve l'ho sempre detto, e quindi niente, un'escalation di spese, di soldi, di gioielli e di
Ancora, ancora, ancora. Ma però c'è anche quello lì, però c'è anche quell'altro, però c'è anche quell'altro. Oddio, ho riempito un bracciale adesso. Ah, prendiamo un altro e poi ne aggiungi un altro e poi ne aggiungi. Quindi vi scrivo benvenuti nel tunnel. Lo so che ora stai pensando, no, io non farò così, io non farò così. Ci vediamo quando hai finito il tuo primo bracciale. Ok, e quindi è il charm più desiderato preso. Il mio charm, non ci crederete, ma il charm più desiderato preso, iniziato proprio nel 2015 e avuto nel 2015, è il charm, quello del gattino, proprio quello semplice, quello con la testa e basta. Perché? Perché ovviamente, come vi ho detto, la prima cosa che si fa è cercare i charm che ti rappresentano. E quindi non poteva mancare il gatto, era l'unico gatto che c'era in collezione, almeno sul catalogo. Ho iniziato a fare il giro degli store, ne avrò girati 4-5 e nessuno aveva questo cavolo di gatto. Per quello vi dico che è stato il più desiderato preso, perché lo volevo tantissimo, perché dovevo avere il gatto in qualche modo, perché ancora non esisteva Facebook, non esisteva i gruppi, non esisteva, non, o esistevano e non capivo, non lo conoscevo questo metodo di acquisto anche tramite i gruppi. E quindi niente, non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo fin quando l'ho trovato, perché era finito, cioè non c'era negli store, era finito, sparito. Poi ovviamente l'hanno rifatto, l'hanno rifatto, l'hanno rifatto, l'hanno rifatto, ancora disponibile, ancora disponibile. Però nel 2015, quando ho iniziato io, era stato introvabile e l'avevo trovato in una gioielleria ed era l'ultimo. Una roba che, se ve lo sto raccontando, ma che cavolo! Sì, è successo, è successo. Poi il charm Pandora che vorresti e non hai, esteri e rari anche. Allora, sinceramente, pensando a tutto quello che ho, non c'è sinceramente un charm che in questo momento vorrei al punto di dire ok, ci spendo un sacco di soldi perché li voglio, eccetera. In produzione, no, non c'è. Esteri, mi piacciono tantissimo le esclusive cinesi, che da noi non arrivano. Qualcuna asiatica, cinese, giapponese, comunque asiatica, so che in una esclusiva Asia e tu sei fregato. Quante volte vi faccio gli spoiler su Instagram e vi faccio vedere, tipo, ah, noi non l'avremo mai, no? Ecco, qualcuno di quelli lì mi sarebbero piaciuti. Ad esempio, quando avevano fatto la collezione con i fiori di ciliegio, mi piaceva il pendente, quello con il fiorellino, composto dalle due medagliette. Davanti aveva il fiore tutto lavorato in argento e dietro c'era la medaglietta con i cristalli rosa, fucsia, eccetera, eccetera. Se trovo una foto ve la metto. Quello lì mi sarebbe molto piaciuto. E adesso è uscita una collezione con il ginkgo, con le foglie di ginkgo. Mi sarebbe molto molto piaciuta. Su AliExpress c'è. Tutto questo su AliExpress lo trovate, però capite che è fake, cioè non è così desiderato al punto da dire mi tolgo lo sfizio, lo prendo su AliExpress e poi lo mischio con il resto delle cose. Mi sarebbe piaciuto in quel caso, ecco, vi sto dicendo, mi sarebbero piaciute da averle originali in quel caso, perché sicuramente sarei riuscita ad abbinarle in qualche mio bracciale. Quindi soprattutto il ginkgo, cioè poi un pochino si vede che sono fake almeno. Da parte mia riesco un pochino a riconoscerli, no? Quindi il ginkgo l'avrei molto 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 voluto originale, però cosa dobbiamo fare? Invece anche vecchi, l'unico vecchio che in questo momento, per un cambio di vita, cambio di tutto che vi ho più o meno continuato a dire, ripetere, eccetera, eccetera, mi piacerebbe un charm che non avevo mai preso in considerazione, anzi dicevo, ma perché diventano matte per questo charm? Sto parlando della clip cuore nero, vi metto una foto perché sicuramente la trovo, che nel 2015 era disponibile, ma io non ho calcolato perché a me il nero non piaceva, cioè le cose gioielli totalmente neri non piacevano. E vedrete che cavolo di casino combinerò alla fine dei Vlogmas, perché non mi rappresentavano nulla. Quindi in questo caso mi piacerebbe tanto quella clip per il significato che gli darei ora, ma quella clip costa un rene, cioè costa tantissimo, e quindi no, e quindi non, ancora no. Tipo il bracciale Always in My Heart, tipo la fatina che aveva raggiunto delle quotazioni altissime, l'ho visto vendere sui gruppi di Facebook a 50 euro quando la fatina in sé costava 29, se non sbaglio, qualcosa del genere. L'orsetto cuore oro, tutti i charm che costano un sacco, e la clip cuore nero, se non sbaglio, costa 100 euro.
qualcosa del genere, 100, 120, 90. L'ho trovata su Vinted, se non sbaglio, a 60, qualcosa del genere. Secondo me costa ancora troppo, cioè per ora è giusto rispetto alla quotazione che ha raggiunto, che aveva raggiunto, ma secondo, cioè, per le mie tasche è ancora tanto, perché è comunque un charm vecchio, usato, anche se tenuto benissimo, anche se eccetera eccetera. Sono un po' taccagna, ormai l'avete capito, sono un po' taccagna, quindi vado un pochino al risparmio. E quindi niente, a 60 euro ancora direi di no, aspetterei ancora un pochino. Magari la trovassi al 35-40. Marzia, ciao, arrivederci, grazie. Qualcuno che si stanca e che non sa che cosa sta vendendo, no? Discorso Vinted, poi magari lo faremo a parte. Dove mi dite, ma perché la gente vende le cose su Vinted che costano così poco? Ecco, magari la gente non sa che cosa sta vendendo. Ecco, devo trovare una che non sa che cosa sta vendendo e quindi che la rivende a 15-20 euro. Non succederà mai. Comunque quella lì è uno dei charm che vorrei. Come ti sei appassionata ai bracciali Pandora Troll Bits? Allora, la parte di Pandora ve l'ho detto. Come mi sono appassionata a Troll Bits? Praticamente vedendo che Pandora aumenta i prezzi e diminuisce la qualità, ho detto, ma aspetta, sai che ti dico? Vediamo un po' com'è sto Troll Bits. E ho visto che Troll Bits aveva tanto, tanto materiale. Costa molto di più, ma aveva tanto materiale. I vetri di Troll Bits sono diventati sicuramente nettamente superiori a quelli di Pandora in decorazioni, forme, eccetera eccetera, quindi yeah. Tipo Pandora continua a farci i vetri a tinta unita, quindi capite bene che se trovate un vetro Troll Bits decorato, sfaccettato, con glitter, lamé, zirconi, eccetera, cioè è un'altra cosa. Poi guardate bene le lavorazioni, e rispetto al Pandora vecchi, Troll Bits ora gli sta dando una pista, perché loro hanno abbassato la qualità, hanno abbassato la quantità di materiale che ti danno, hanno aumentato i prezzi e soprattutto Troll Bits in questo ultimo periodo sta un pochino di più rifinendo i suoi gioielli, cioè nel senso che quelli più vecchi sono un pochino meno definiti. Ad esempio la famiglia di gatti che ho, per quello vi dico che ho, sì, insomma le facce sono un pochino, sembra che hanno fatto un incidente questi quattro gatti, no? Cioè non sono definiti bene, mentre Pandora sono sempre più tutti, ok? Tutti precisi, perfettini. Adesso un pochino di più, tipo nella nuova collezione, quella con i gatti, vedete che il gattino è fatto un pochino meglio, la faccina è fatta un pochino meglio, non va sul bambinesco e lo stile è un pochino, nel senso, migliorato, più interpretabile, ecco, altrimenti bisogna stare così, diciamo. Almeno questo era quello che mi succedeva. Andando avanti nel tempo li stanno definendo un po' di più, basta, cioè non di più di così. Quello è il vostro stile, bellissimo, mantenetelo. Il materiale è bello, è forte, è già abbastanza scuro, quindi è difficile che diventi più scuro di così, che si sporchi, è più duraturo, c'è più fantasia e niente. Perché? Perché dall'altra parte non trovo quello che trovo da questa e viceversa. Non c'è, come vi dicevo prima, una cosa preferita. Se una cosa mi delude, magari vado dall'altra parte, poi quell'altra parte magari costa un pochino troppo e torno dove... E vado avanti e indietro in base ai gusti. Poi esce tu un per Troll Bits, però quella cosa lì non mi piace, però aspetto, però, cioè capito, faccio un po' di casotto. Però così mi sono avvicinata anche a Troll Bits. Quale gioiello Tiffany & Co. compreresti? Allora, con Tiffany & Co. io ho un gran problema, cioè nel senso che non mi piace il cuoricino di Tiffany & Co. O meglio, non mi piacciono i gioielli in argento che hanno quel cuoricino, quindi tutti, perché alla fine, vabbè, a parte che non è personalizzabile eccetera eccetera, la quantità secondo me di materiale di argento che vi danno sarà pur buono, per carità del cielo, però inizia ad avere un prezzo spropositato, cioè costa troppo, secondo me costano davvero troppo. È un po' come le collane della Ferragni, che hanno un prezzo assurdo, i gioielli della Ferragni che hanno un prezzo assurdo ed è materiale placcato. Ecco, stessa cosa Tiffany, cioè sì, mi stai dando l'argento, non sto dicendo che non è buono, anzi, però per il prezzo che ha ve ne stanno dando poco.
E in più non mi piace appunto che sul cuore ci sia scritto Tiffany & Co. e Bona ed è così. Non sono attirata. 380, sono rimasta 386 euro di bracciale con la chiusura barretta, con il cuoricino che ho scritto Return to Tiffany & Co. Insomma, return, una roba del genere. Non so esattamente, però non mi piace. È come quando si andava in giro con la maglia con scritto Nike Onyx. Oddio, cosa ho detto? Onyx. Va bene, comunque uguale, no? Devo fare lo spot alla marca. No, dammi un gioiello bello che magari su un angolino c'è scritto la marca, ma non che devo andare in giro perché c'è scritta la marca, cioè, capito? Quindi per questo motivo l'unico gioiello di Tiffany & Co. che mi piace, che mi sarebbe piaciuto avere perché è fuori produzione e ho trovato il degno sostituto da Suali l'anno scorso, vi ho fatto vedere nei Vlogmas il regalo di compleanno, comunque tornate indietro nei Vlogmas, cercate, eccetera, se vi interessa, è il bracciale quello con il cuore fatto a serratura, con tutto il lucchetto, tutto decorato. Se trovo una foto ve la metto. È fuori produzione, si trova sull'usato e usato costa tantissimo lo stesso, ma perché anche nuovo costava un sacco. Però proprio perché su quel cuore non c'è la scritta e soprattutto è bello, cioè bello decorato, bello traforato, bello studiato, eccetera, eccetera, quello lì mi sarebbe piaciuto, ma non esiste, cioè non c'è più, quindi non... problema risolto. Poi, i charm natalizi più belli. I charm di Pandora natalizi più belli che ho e che mi piacciono sono quelli vecchi, le palline pendenti. Sono qualcosa di meraviglioso. Se li trovate sui gruppi, su Vinted, compratele, cioè ve lo dico proprio spassionatamente, perché sono belle, cioè sono piene, sono pesanti, c'è tanta roba attaccata e poi sono ben definite. Tutto l'aggancino intorno alla pallina, tutto ve l'ho fatto vedere nel video qua dei Vlogmas dei bracciali di Natale. Sono bellissime, me ne manca una e devo trovarla, però sono qualcosa di meraviglioso, cioè sono quelle perché c'è tutta questa roba attaccata, perché sono ben definite, perché niente. Lo stile vecchio non è bambinesco e niente, ve l'ho spiegato. Poi cambieresti brand? Io per esempio mi sono stufata di Pandora e vorrei un Dodo. Allora, questa cosa succede? Succede, è successa anche a me, mi è successa spesso. Che cosa fai? Che cosa ho fatto? Che cosa ti consiglio di fare? Toglilo, cioè non ti piace, lo togli. Cioè, stai tranquilla, togli e lo sostituisci. Ti metti qualcos'altro, ti fai un periodo con qualcos'altro, te lo fai passare, cioè nel senso che in quel caso lì dici ok, vabbè, non mi piace più, lo metto da parte. Non venderlo. Ecco cosa mi viene da dirti, non venderlo, perché tipo sui gruppi vedo le persone che tipo dicono: ah, ci ho messo tanto, ho fatto il mio bracciale, tutto, adesso mi sono accorta che non lo metto e che mi ha stufato e quindi non lo voglio vendere. No, ti ha stufato perché ci hai messo un secolo a farlo, ti ha stufato perché ci hai messo un secolo a trovare le cose per comporlo. E quindi se ne hai piene le balle e non lo vuoi indossare, cioè perché non sei stufo, ok? Scusate, ok, stavo guardando perché. Oddio, che cosa ho messo qua? Gli occhiali, va bene. Però se l'hai fatto e l'hai pensato è perché ti è piaciuto farlo, cioè l'hai composto con dei charm che sicuramente ti sono piaciuti, gli hai dato un significato particolare, eccetera, eccetera. Allora, a meno che i charm non ti rappresentano qualcosa di brutto, come vi ho sempre detto, non fate bracciali che vi ricordano cose brutte, perché poi sono pesanti anche da portare, sia come significato, sia come visione, eccetera, eccetera, sono pesanti. Non fate roba che vi mettono angoscia o vi ricorda un evento non piacevole, ecco. Quindi, a meno che non siano dei charm così, in quel caso vi dico vendetelo, vendeteli. Altrimenti ci sta che ti sei stufato, quindi me lo metti da parte, ti fai il tuo dodo o quello che è, indossi il tuo dodo, poi dopo un po' magari dici: ma o ti stufi anche del dodo, e allora riprendi in mano il Pandora, oppure prova a dire: ma se li mettessi insieme, se sostituisco, o se uno da una parte e uno dall'altra. Ecco, a me è successo così quando era uscita la linea Essence. Quando era uscita la Essence ho detto: che schifo i Pandora Moment, questi sono decisamente meglio.
Ho preso i Pandora Mammoth e li ho messi via. E ho fatto un bel periodo con gli Essence. Poi guardavo gli Essence e ho detto, bah, però anche i Moments ad un certo punto. Allora li ho presi, li ho ripresi in mano e ho indossato i Moments. E poi ho detto, ma sai che ti dico, ma anche insieme. Quindi li ho messi anche insieme. Quindi capito, si va ad alti e bassi a lune, non buttarlo, non venderlo, non buttarlo, no, non venderlo, non darlo via. Metti da parte, ti sei stufato, ci sta. Poi ti piacerà, ti fai il tuo dodo, ti godi il tuo dodo, poi magari ti stufi del dodo e torni a Pandora e via dicendo. Però non buttarlo, non è un panino che va male, sono gioielli. A meno che non hai fatto un bracciale, appunto, sui temi brutti o bambineschi, cioè con dei pupazzetti che ovviamente diventi grande e non ti piacciono più. Ma se hai fatto un bracciale con dei charm normali, poi sicuramente lo puoi indossare anche più avanti, più avanti, più avanti, quindi sicuramente ti piacerà di nuovo perché l'hai fatto tu, perché ti rappresenta, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente, ok, ti tornerà la voglia. Mettilo da parte, fatti il dodo. Poi potrei togliere le clip da un moment vecchio, quindi non più rigido come appena comprato. Allora, questa domanda è un po' insidiosa, nel senso che se il bracciale è pieno, cioè l'hai riempito tutto, non c'è più spazio per nessun charm, vuoi togliere le clip, magari, anzi, sostituendole con due charm, perché ovviamente le clip occupano lo spazio di due charm, no? Due clip, due charm. Ti dico di sì perché? Perché è pieno, quindi non c'è spazio per far scorrere i charm all'interno della maglia del bracciale. Ti consiglio di sostituire le clip con qualcosa di vuoto, cioè non filettato, in modo tale che i charm non filettati vanno a inglobare le filettature, non si incastrano fai questa sostituzione. Non c'è quindi movimento, dicevo, tra i charm all'interno della maglia e quindi non succede nulla. Sì, un pochino di movimento avanti e indietro, ma minimo, perché ovviamente ci deve essere, perché altrimenti diventa troppo rigido, ma proprio un qualcosa di 2 mm avanti e indietro, così, ok. Se invece il tuo problema era il bracciale era rigido, è diventato molle, ho dentro due charm e gli ho messo le clip per non far sformare il bracciale, eccetera, eccetera. Adesso le clip non mi piacciono e ho sempre dentro i due charm e il resto del bracciale vuoto è diventato molle, voglio togliere le clip, ti dico di no. Perché? Perché le clip, come vi spiegavo nel video delle clip, cercate tutorial clip Marzia, lo trovate, Pandora, tutorial clip Pandora Marzia, lo trovate. Vi spiegavo che le clip sono importanti perché impediscono ai charm di bloccarsi sulle filettature, perché ci hanno messo le filettature. Quindi, ok. Se il charm si blocca sulla filettatura, cioè scorre lungo il bracciale, prima di tutto scorre lungo tutta la maglia del bracciale, si blocca sulla filettatura, potrebbe sformare la maglia, si impiglia, scorre un po' troppo, eccetera, eccetera, potrebbe sformare la maglia e quindi farla diventare ancora più molle o allargarsi definitivamente o uno strattone e arrivederci, grazie. Perché appunto si blocca, questo è il problema. E quindi ti dico di no. Se l'hai pieno e vuoi sostituirle con due charm, sì. Se ce l'hai vuoto e le vuoi togliere, no. Ok. Poi, pandocci su Amazon, compatibile con Pandora. Allora, sinceramente non so se mi dici pandocci, perché c'è una marca su Amazon che si chiama Pandocci. Non lo so, forse, boh. Oppure se è uno storpiamento del mio inizio qui quando li chiamavo i fake, li chiamavo Pandorocchi, che poi la gente ha iniziato a scopiazzare i vari video ed è arrivato a Pandocci, perché ho sentito anche quello, ricapitolandolo. Se sono in argento e sono compatibili con Pandora, o almeno dichiarati come argento e sono compatibili con Pandora, inseriscili tranquilli che non succede nulla. Se sono fake, nel senso che non sai di che cosa sono fatti, non c'è scritto, l'hai pagati poco, eccetera, eccetera, ti direi di no. Questo solo perché non sai di che materiale sono fatti. Solitamente quelli che acquisto su AliExpress, dove c'è scritto 925, non creano problemi sui Pandora. Quindi
cioè al massimo si sporcano prima dei Pandora, oppure non si sporcano, cioè si sporcano prima i Pandora di quelli, cioè potrebbe anche succedere questo. Una pulita come fate con Pandora e siete a posto, tornano come erano prima, ecco, quelli lì vanno benissimo. Se invece non sapete di che cosa sono fatti, si rovinano, diventano neri, ma neri che non vengono più puliti eccetera eccetera, ecco, quelli lì magari no. Però appunto, prima di comprarli su Amazon ti consiglio di fare una ricerca per immagine su AliExpress, cioè dove c'era la bandinella, la casellina della ricerca. Di fianco c'è una macchina fotografica, ci clicchi sulla macchina fotografica e inserisci la foto del charm che ti interessa e trovi, AliExpress ti fa una ricerca per immagini e trovi tutti i vari annunci con quel charm. Perché ti dico quello? Perché molto probabilmente lo trovi uguale a un terzo del prezzo di Amazon. Sono andata anche molto molto stracciata, potrebbe anche essere un decimo del prezzo di Amazon. L'unica cosa è che su AliExpress devi aspettare un mese per averlo, un mese e mezzo, dipende, e su Amazon probabilmente lo avrai prima, però tutto lì. Quindi prima di acquistare su Amazon dai un occhio su AliExpress, così come vi ho sempre detto per gli stopper eccetera eccetera, guardate prima AliExpress, perché se sono imitazioni o se sono delle linee compatibili, probabilmente sono cinesi, probabilmente le trovate anche su AliExpress. Date sempre un occhio prima su AliExpress. Ho risposto a tutte le domande, le altre 4 che mi avevate fatto sono più che altro appunto idee video, quindi farò dei video a parte. Adesso andiamo ad aprire il calendario dell'avvento, penso che sia diventato lungo anche questo di video, casellina numero 21. E ci vediamo domani con la seconda parte del video ask dedicata alle domande personali che mi avete fatto. Ciao, a domani. Eccoci, casellina dell'avvento numero 21. Vediamo se riesco a spaccare ancora le dita. Un charm. Ed eccoci qua, il charm è questo ed è la slitta, la prima slitta natalizia che hanno fatto. Ve la sto facendo vedere al contrario. Fatta così, con l'aghifoglio sopra alla slitta, con questa bacca centrale rossa in cabochon. Il resto è tutto pieno, tutto filettato, tutto argento, e all'interno della slitta ci sono tutti i regali con i pacchettini, con tutti i vari nastri, fiocchi intorno a ogni pacchettino, e tutti i dettagli come vedete sono bruniti. Anche qua il ricciolino qua è inciso e brunito, molto bello, cioè arrotolato, ma fanno anche l'effetto inciso e brunito. Molto 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 bella questa slitta, molto natalizia, molto natalizia. E appunto era la prima slitta senza Babbo Natale. Proprio per quella l'ho voluta, perché è diversa dalle altre. Ci vediamo domani, ciao!